Purtroppo questo si verifica da tantissimi anni, la politica, qualcuno viene, fa una passerella, promette qualcosa, ma poi nulla, nulla di fatto, se non il grande De Tenuti che ha fatto questa, che fa ogni anno regale cocomeri a tutti gli istituti denuti della regione Abruzzo, e i radicali che puntualmente vengono ogni anno a far visite ai detenuti, stando con noi tutta l'intera giornata. Sì, purtroppo l'istituto di Teramo è stato costruito per ospitare 270 detenuti. Di media ne registriamo 410, questo lascia capire qual è il problema. La polizia penitenziaria è un'anomalia in Italia tra le forze di polizia. Tutti vanno armati per l'ordine pubblico, la polizia penitenziaria, oltre ad avere le chiavi della sezione, non ha nulla. Noi per questo abbiamo più volte sollecitato che anche la polizia penitenziaria venisse fornita del taser. Purtroppo siamo figli di nessuno perché i problemi del carcere a nessuno interessa. E anche il signor prefetto che avevamo chiesto un incontro non ancora ci convoca. Bisogna constatare che il carcere è un contenitore dove si rinchiudono tutti quei problemi che all'esterno nessuno vuole vedere, quindi il problema carcere non sarà mai risolto.